esatto. Damn. E bella a tutti guaglioni, benvenuti in questo nuovo video. Oggi inaugureremo una nuova serie che riguarderà sostanzialmente l'aggiustamento e il miglioramento del nostro Duke 125. Ma prima di iniziare volevo farvi vedere quelli che sono stati i danni che ha riportato la moto dopo l'incidente dell'anno scorso. Eccola qui in tutta la sua bellezza. Allora, partiamo da dietro. Il codone qui è decisamente tutto spaccato. Questa plastica è rotta. La batteria l'ho tolta perché vabbè si era scaricata. Qui c'era il tampone, ma il tampone se n'è andato. Ho grattato anche la pedalina del passeggero nonostante ci fosse il tampone, ma il tampone anche l'ho distrutto ed è andato a grattare la pedalina. E poi la pedalina si è piegata e ho grattato un poco anche lo scarico, ma fortunatamente solo un poco. Poi non so se dal video si vede, ma tutta la pedana si è piegata ed è andata a toccare sul forcellone. Infatti da notare come qui si sia graffiata sia il pedale sia la pedana. La leva del freno qua è andata a finire dentro il collettore e l'ha spiaccicato. Andiamo avanti, qui c'era il tampone della Evotec che si è staccato. Questo è. Poi salendo, vediamo se mette a fuoco, questo è il manubrio con lo specchietto. Manubrio ovviamente storto, infatti piegandolo qua tocca il pancione. Qui vabbè la leva addio. Questo è il fanale che va avanti e indietro così, non ho capito che gli è successo. Devo sperare che le forcelle e le piastre siano dritte. E poi vabbè qui il tampone anche qua totalmente andato. Ma ancora peggio, nella botta, non so se si vede, ho grattugiato il cerchione e sono entrate addirittura delle pietre dentro, cioè tra il cerchione e la gomma, assurdo. Ah, poi vabbè ragazzi, la sella in verità nella caduta si era staccata, però io avevo il ragno e quindi è rimasta praticamente attaccata così. Perché se guardate qua sotto, qui manca tutto il perno e il meccanismo che la blocca. E ora vedremo se mettendo la batteria la moto parte. Abbiamo collegato tutto e ora speriamo bene. Data e ora, mi ha resettato tutto. Eh no, c'è qualcosa che non va. E vabbè, me l'aspettavo. Già, come avete potuto vedere i danni c'erano, ma non era niente di così preoccupante. Nel senso che il telaio stava bene, il motore pure e le sospensioni pure. Quindi le cose più costose diciamo che stavano bene. Quindi perché Michele ci hai messo un anno per tornare in moto? Beh, a parte i primi 3 mesi in cui non ho proprio neanche visto la moto, anzi non mi sono neanche alzato dal letto. Poi ragazzi c'è stato il problema cerchio. Allora, il cerchio era inutilizzabile, ok? Ora vi metto un video di come girava, ve lo metto da qualche parte. E quindi sono andato a chiedere a una serie di esperti se si potesse raddrizzare, perché ragazzi il cerchio nuovo costa 620 euro. Ok, 620 euro, avete sentito bene? Tutti mi hanno detto che non c'era niente da fare, che era inutilizzabile. Quindi ho dovuto aspettare dei mesi per mettere soldi da parte e poi l'ho ordinato. Ragazzi, un mese non è arrivato, 2 mesi non è arrivato. Al quinto mese mi è arrivata la versione nera. E quindi ecco perché ci ho messo così tanto tempo per tornare su YouTube. Fatte queste piccole premesse, direi di andare a vedere il primo episodio di oggi che è in collaborazione con SM Project. Ed eccoci qui ragazzi, questa volta siamo al garage di Michelone. E sta morendo Michelone ragazzi, sono le 2 di notte. E oggi siamo qui grazie a SM Project che ci ha sponsorizzato ad aggiustare e soprattutto a migliorare questa moto. Vediamo cosa ci ha inviato SM Project dietro di noi. Procedo all'apertura, prego prego. Un maestro. Cominciamo a spostare questi due pezzi in carbonio che non vi spoilerò ma metteremo alla fine. Le ripasso a Michelone, Michelone poggiali con cura, non te li rubare, dove vai? Ed ecco qua, questi sono i pezzi che monteremo oggi. Voi direte, Michele, ma sono 4, 5, 6 pezzi, è una cavolata. Aspetta. Ringraziamo Michelone e la lanterna Pixar. Prendine uno a caso e monteremo quello, decidi. Questo. Vai.
Oh, perfetto. Monteremo i tamponi anteriori. Fai vedere un po'. Come nuovo questo tampone. Ok, ragazzi, da questo lato il tampone va facilmente, mentre da quest'altro lato bisogna togliere questo pezzo nero e poi sostituirlo con la versione in air della DSM Project filettato. Andato. Ora andiamo avanti col prossimo pezzo, vai. Vediamo se il tappo del serbatoio del freno anteriore. Let's go. Da notare che io ho già quello Power Parts, però quello SM Project è più figo, quindi montiamo quello. Adesso KTM di querela per questa qua. Più semplice di così si muore. Vai Adam, questa volta scegli tu cosa montare. Mi Bene, piace, mi piace. e ovviamente per montare questa bellezza ricavata dal pieno bisogna prima smontare i riser. Ricordatevi quando stringete queste viti di stringerle a X, quindi prima una su, poi una giù, poi una su, poi una giù. Ok, Sì. però qua ci devi mettere un vetrino, ci metti Perché? la pallina dentro e fai quel giochino degli anni 90. Mi hai fatto cagare sotto, Michele. Ecco qua. Eccolo là. Qua ci possiamo attaccare la GoPro per riprenderci, oppure attaccare un GPS, oppure riprendere il bruscotto, insomma fare un po' di tutto. Ok ragazzi, manca l'ultimo pezzo. Chissà cosa sceglierò. Mi sa che prenderò proprio questo, che sono registri catena inclusi con i tamponi. Rigorosamente for racing use only. Ok, ora come si tolgono questi registri? Mica lui non ha neanche bisogno di niente per svitare il dado. Neanche si sforza. Togliamo questo e ovviamente come un olivo degno di Giovanni Musaccia mi ero già preparato il registro tutto allentato. Dato che KTM usa un freno a filetti che è più forte della Davantio, abbiamo messo a scaldare sia il perno che il registro in modo da sciogliere il freno a filetti e svitare il tutto. Perfetto. Una volta smontato il vecchio registro si monta il nuovo. Mamma mia, quanto è figo. Meh, meh. Poi se vi ricordate, a causa dell'incidente i tamponi si sono rotti e quindi ho deciso di montare questi. Perfetto. Sto aprendo, dovevo. No. Damn. Dai, è un'altra cosa, Lufido, ya. Yeah. Ma fa questo coso opaco. Ma che hai da dire con il mio carbonio opaco, Guarda com'è scusa? bello lucido. Mamma mia, quanto è bello! Brutte notizie, per mettere questo carter bisogna svitare tutta la pedana. E che dire ragazzi, veramente spettacolari questi paracarter Tecmo. Vero, vero, veramente tanta tanta roba, sia dal punto di vista della quantità, perché era tanta roba, sia dal punto di vista della qualità, perché era veramente figa sta roba, sia il carbonio che l'ergal ricavato dal pieno, il CNC, insomma, figo, figo. Grazie ancora a SM Project per averci inviato tutto quanto. Un grazie enorme anche a Michelone che è rimasto fino alle 2:30 del mattino a fare questo video con noi. E niente, se volete anche voi comprare qualcosa da SM Project, vi lascio il loro link in descrizione. Fateci sapere qual è stata la modifica che avete apprezzato di più nei commenti. Ovviamente, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Lasciate un like e attivate la campanellina per i prossimi video. Tra l'altro, i prossimi video di modifica non voglio fare spoiler, ma già abbiamo una sella, scarichi, cose, cose, non facciamo troppi spoiler. E niente, raga, bella! Ultima cosa, ce ne andiamo. Muore in fi... No.